Ciao a tutti, fotografi quanto basta, benvenuti nella nuova puntata. Allora, oggi facciamo due cose in una. Un tutorial sull'utilizzo dei filtri ND per le riprese video e una piccola recensione di un filtro ND variabile. Quindi, chi sa già cos'è un filtro ND, perché si usa nelle riprese video o in fotografia, e sa tutto quanto e vuole sapere solo come va questo prodotto che andremo a provare, può saltare direttamente al capitoletto giusto, perché non ti metterò i capitoli. Invece gli altri interessati al tutorial, se non avete molta dimestichezza con i filtri ND, andate a scoprire col tutorial che cosa servono. Quindi, tanto per cominciare, che cos'è un filtro ND? Allora, a me piace definirlo nei miei corsi una specie di occhiale da sole per fotocamere, ok? Perché non è altro che diciamo, una lastra di vetro, un materiale leggermente traslucido, scuro, esattamente come sono gli occhiali da sole, ok? Questo ne ho tre qua, non sono di quelli che andrò a recensire, è solo per farmi un esempio a parte di quelli che già possedevo. Vi faccio vedere cosa succede passando davanti alla finestra bianca. Vedete che la parte che prima era anche sovraesposta così si scurisce. Ne esistono di varie gradazioni: ND sta per neutral density, che vuol dire diciamo oscuramento diciamo, costante, perché ce ne sono altri che sono sfumati, diciamo una parte trasparente e una parte un pochino più scura. Questi hanno tutti lo stesso livello di oscuramento per tutta la lente. Vedete, questo qui per esempio non si vede niente attraverso quasi, ok? E servono appunto per mettere gli occhiali da sole alla fotocamera. Ma in che senso? Allora, in fotografia i filtri neutral density servono soprattutto per aumentare forzatamente il tempo di esposizione. Ricordatevi che quando esponete una foto regolate diaframma, ISO e tempi, e per ottenere, diciamo, quella che ritenete essere l'esposizione giusta. Normalmente, però, quando non c'è ancora troppo buio, per cercare di ottenere dei tempi lunghi, per fare per esempio quell'effetto del mare, il fiume con l'acqua ultra calma, super piatta, un po' spumosa, e per la quale servono tempi lunghi, risulta esserci ancora troppa luce. Nel senso che più o meno per ottenere quell'effetto col mare neanche troppo mosso, di solito ci vogliono una ventina, una trentina di secondi di esposizione almeno. Se siete anche solo al tramonto o all'alba, dipende da quando avete voglia di svegliarvi ed andare a letto, quei tempi lì sono troppo lunghi. Anche chiudendo il diaframma moltissimo, tipo F22, F32, eccetera, o regolando anche contemporaneamente gli ISO al minimo disponibili. Di solito è difficile andare sotto i 100 ISO e ancora di più sotto i 50. Non comunque non bastano. Oltretutto, non è mai una grande idea chiudere così tanto il diaframma, almeno nella fotografia digitale a F22 già si innesca quella bruttura che è la diffrazione che vi fa perdere un po' di nitidezza. Quindi, come fare per ovviare alla faccenda? È qui che in fotografia intervengono i filtri ND. Quindi, supponendo di voler arrivare a una ventina di secondi di esposizione, quando magari ne basterebbe uno, ok, per avere la giusta esposizione, ripeto, stiamo cercando di creare l'effetto mosso sull'acqua, allora ci serve una cosa da mettere davanti alla lente dell'obiettivo per abbattere la luce che entra, in modo da rendere necessaria l'esposizione più lunga. Quindi banalmente così: se vi mettete gli occhiali da sole vedete la scena più scura. Se volete compensare la scena più scura per scattare la fotografia con la giusta esposizione, dovete allungare il tempo. E questo è uno dei, diciamo, utilizzi classici del filtro neutral density in fotografia. Ce ne sono di varie gradazioni, come avete potuto vedere anche all'inizio del video, e servono per oscurare, diciamo, a vari livelli la scena inquadrata. Ovviamente il livello di oscurantismo, chiamiamolo così, si misura in stop, come qualcuno di voi avrà già immaginato. Il modo per capire di quanti stop oscura il filtro neutral density è qualcosa di completamente assurdo. Non ho mai capito perché debbano metterlo, diciamo, farlo intuire o calcolare, sarebbe meglio dire, in maniera così poco intuitiva, invece che indicare semplicemente gli stop di cui viene abbattuta la luce. Ci sarà un motivo valido? Non lo conosco. Per esempio, nel filtro neutral density variabile che andrò a recensire, vi faccio vedere qui la specifica, c'è scritto ND2 400. Allora, 2 non vuol dire 2 stop, 400 non vuol dire 400 stop, ma è, attenzione, il risultato dovuto alla potenza di 2 che dovete utilizzare, nel senso che 2 alla prima fa 2, quindi vuol dire 1 stop. 2 alla seconda fa 4, quindi se c'è scritto ND4 vuol dire che sono 2 stop.
2 alla terza fa 8, ci vuole un po' di matematica, quindi n di 8 vuol dire 3 stop e così via. Quindi siamo a n di 2 vuol dire 1 stop di abbattimento, n di 400 vuol dire, dunque 2 all'8 fa 256, quindi sarebbero 8 stop e qualcosa di più di 8 stop, ok? Quindi bisogna fare questo conto, è una cosa completamente fuori di testa secondo me, io sono abituato a farli, però non capisco perché non mettano l'indicazione diretta in stop. Comunque, a parte questa domanda, e arriviamo poi al dunque del perché i filtri di ultra density sono importanti in cinematografia, nella ripresa video, abbiamo detto. Allora, non servono per fare l'effetto mosso di cui ho parlato prima, ma servono per un altro motivo, che è sempre legato però al tempo a disposizione. Quindi l'effetto è sempre quello di cercare di far rimanere costante, come adesso vedremo, il tempo a disposizione, oppure di variarlo forzatamente. Allora, perché mantenerlo costante? Qui dobbiamo fare un piccolo excursus su come funziona, diciamo, la ripresa e la riproduzione video. Dunque, quando hanno deciso di inventarsi il cinema, diciamo non proprio subito, ma diciamo le prime produzioni, chiamiamole così, un po' moderne, di cinematografia, diciamo quando utilizzavano questa pellicola qua, quella con i forellini, okay, che c'è ancora, non è che sia sparita, mi raccomando, ovviamente il digitale ha preso un po' il sopravvento, ma questa c'è ancora. I forellini servono per farla trascinare dalla macchina da presa e anche dal proiettore per riprodurla. Ok, hanno deciso questo. Intanto, che cosa vuol dire che cos'è un video di fatto? È semplicemente una serie di immagini riprodotte ad alta frequenza. Per esempio, nella cinematografia, immagino tramite studi percettivi, si è deciso di scattare 24 foto al secondo e di riprodurle a 24 foto al secondo. Questo dovrebbe garantire una fluidità di movimento credibile, quindi né troppo scattosa né troppo, diciamo, con effetto scia. Vi faccio presente, provate a pensare ai primissimi film in bianco e nero, quelli proprio grezzi, vedevate tutti gli attori che mentre si spostavano andavano un pochino a scattini, perché una volta, diciamo, non si riusciva a scattare così velocemente con le cineprese. Diciamo, il movimento classico fluido è fatto di solito a 24 frame al secondo. Per studio percettivo intendo proprio una cosa banale, si fanno varie prove, si fanno vedere a miliardi di persone e si sceglie quello che le persone gradiscono di più, niente di più semplice. Ora, questa scelta di registrare a 24 foto al secondo, naturalmente sono possibili altri standard, soprattutto adesso anche nella fotografia digitale ne sono presenti tanti, anche per fare gli slow motion, eccetera, eccetera. Per fare lo slow motion dovete aumentare il frame per secondo e riprodurlo a un frame più lento. Per esempio, dovete scattare 24 frame al secondo per fare una scena normale. Se scattate 120 frame al secondo e ne riproducete a 24 al secondo, quindi fate scorrere la pellicola, immaginatevela più lentamente, o il riproduttore emette le foto digitali più lentamente, vedete la scena muoversi a rallentatore. E niente di più semplice. Dicevo, la scelta di tot frame al secondo implica una cosa importante, che è una roba che è venuta fuori proprio durante la cinematografia classica per via di come erano costruite le macchine da presa. E se voi fate una ripresa a 24 frame al secondo, dovete necessariamente impostare il tempo dell'otturatore a 1/48, cioè 1 diviso il doppio del cosiddetto frame rate, cioè di quante foto al secondo scattate. Questa si chiama regola dei 180 gradi, se non ricordo male è dovuta alla costruzione dell'otturatore che faceva un giro, cioè quindi 180, mezzo giro ogni frame, una cosa del genere. Non approfondiamo troppo il discorso, se no ci perdiamo. Però diciamo che è una regola che va rispettata. Violare la regola, diciamo, comporta un effetto di cui abbiamo già parlato, che è un effetto, diciamo, collaterale simile a quello del cambiare il frame rate. Nel senso che se voi con un 24 frame al secondo esponete con un tempo più breve, quindi un 0,05, eccetera, vedete comunque un effetto scattoso dell'effetto di riproduzione, ok? I soggetti tendono a muoversi in maniera meno fluida nella riproduzione, quella di impressione, diciamo, perché ricordatevi che sono tante foto fatte scorrere velocemente, che dovrebbero dargli l'illusione del movimento. E quindi risulterebbe, con un tempo troppo breve rispetto a quell'1/48 che abbiamo detto, risulterebbe un movimento scattoso. Viceversa, se andiamo con un tempo troppo lungo, quindi non so, da un 0,05 secondo a un decimo, un quinto, un quarto, eccetera, e invece si creerebbe un effetto scia un po' onirico, se vogliamo, che diciamo non è tendenzialmente gradevole, a meno di fare degli effetti particolari per particolari esigenze, di solito si evita. Questo però implica che
Se per esempio riprendete una scena diurna con le classiche impostazioni, allora di solito potete, per esempio come punto di partenza si può immaginare che un'esposizione di mezzogiorno d'estate è circa, nella maggior parte dei casi, 100 ISO F8, un 5 centesimo, diciamo stop più stop meno, siamo lì attorno. Non è, adesso non è questione di precisione di questa impostazione, ma più o meno siamo lì per capire perché servono i filtri neutral density. Immaginate questo discorso: devo fare un girato a, facciamo 25 frame al secondo, così vengono i calcoli un pochino più semplici, un girato a 25 frame al secondo, quindi devo esporre con un tempo di un cinquantesimo per la regola che abbiamo appena detto, per diciamo rispettare quella coerenza visiva del movimento, diciamo credibile, del soggetto. Bene, se ci mettiamo in questa situazione di luce che ho appena detto, un cinquantesimo di secondo, capite che se il tempo giusto era un 5 centesimo, vuol dire che è un po' troppo lungo come tempo. Quindi la fotografia, il girato in questo caso, la serie di fotografie, è la stessa cosa. Verranno sovraesposte sicuramente. Come fare allora per mettere, per cioè, riuscire a impostare il tempo di un cinquantesimo di secondo nonostante ce ne vorrebbe un 5 centesimo, cioè un tempo più breve, ok? Quindi come fare a entrare meno luce? Credo che ormai abbiate indovinato, perché diciamo il discorso era anche abbastanza apparecchiato per lanciarvi nell'idea. Si usano i filtri neutral density, ok? Serve abbattere per ottenere un cinquantesimo di secondo di esposizione a luce di 4 stop, si mette davanti all'obiettivo un filtro neutral density che abbatta la luce di 4 stop e via dicendo. Se il tempo è troppo, ancora più breve quello necessario, si mette un filtro neutral density ancora più intenso, fino a 8-10 stop, eccetera eccetera. Questo ripeto sempre per rispettare la richiesta, tipo voglio un cinquantesimo di secondo come tempo di esposizione. Diciamo che l'esposizione nel mondo video tendenzialmente si regola con diaframmi, ISO e filtro neutral density. Il tempo non va toccato proprio per quel motivo che vi ho detto. Addirittura si può anche pensare di, se abbiamo, riprendiamo quell'esposizione ad esempio di prima, un 5 centesimo F800 ISO, se ho bisogno di tenere il diaframma molto aperto perché voglio fare un classico stacco cinematografico con il primo piano tutto a fuoco e nitido e il, diciamo, la parte dietro non nitida perché è fuori dalla profondità di campo, a quel punto il tempo necessario durante una classica giornata di sole diventerebbe ancora più breve. A quel punto non riusciamo più mica a esporre a un cinquantesimo e quindi dobbiamo abbattere l'esposizione di tanto con un filtro neutral density molto intenso. I filtri neutral density in cinematografia e nella ripresa video sono talmente importanti che le apparecchiature più sofisticate addirittura ce li hanno integrati, cioè non ci sono questi pezzi di vetro, diciamo, da avvitare davanti all'obiettivo, ma sono integrati dentro il corpo, dentro la cinepresa, e si attivano con una levetta, con un pulsantino, si sovrappongono tra il sensore e l'attacco dell'obiettivo. Bene, veniamo all'oggetto in questione, cioè un filtro neutral density variabile. Allora, in cosa consiste? Dovrebbe essere anche abbastanza intuitivo a questo punto, però lo diciamo per sicurezza. È un filtro fatto, se non ricordo male, da due polarizzatori. Che non sapete che cos'è un filtro polarizzatore, magari faremo un video più avanti. Comunque l'effetto, intanto la struttura è quella di avere il solito anello che si avvita all'obiettivo e poi una parte davanti che si gira, ok? Abbiamo quindi due filtri, sono due pezzi di vetro avvicinati, due filtri mi sembra di ricordare, non vorrei dire una cavolata, se correggetemi, polarizzatori che facendoli ruotare uno rispetto all'altro, adesso vi faccio vedere con l'esempio della finestra nello sfondo, vedete che ruotandoli l'effetto neutral density cala per poi piano piano aumentare mano a mano che io vado a girare, vedete che adesso si sta iniziando a scurire la finestra dietro, fino a oscurarsi completamente, ok? Quindi la comodità di questo aggeggio dovrebbe essere questa: regolo a seconda della scena che ho davanti l'oscuramento in stop per consentirmi di girare sempre a quel tempo corretto, diciamo abbiamo preso un cinquantesimo come tempo di riferimento se giriamo a 25 frame al secondo. Ecco, la comodità sta nel fatto di non dover cambiare ogni volta il filtro davanti, e vedete qui di quelli a densità fissa ne ho tre, sono tre diverse gradazioni di oscuramento, come vi ho fatto vedere anche all'inizio, e quindi se per caso cambia la situazione di luce, svita, è un po' scomodo delle volte, soprattutto per il tipo di lavori che faccio io, che è abbastanza, come li chiamo sempre, un po' run and gun, cioè un po' alla svelta, non sono produzioni in cui si ferma il lavoro perché io devo fare le riprese, è quasi un favore che ti fanno delle volte,
a sistemarti le cose per farti fare quei 5 minuti, quindi è una cosa da fare molto velocemente. Questa cosa dovrebbe funzionare meglio, o meglio, a livello di comodità dovrebbe essere un pochino più vantaggiosa dello svitare e avvitare i filtri. E adesso vediamo se è vero. In linea di principio è vero, basta girare una ghiera anziché montare e smontare i diversi filtri a diverse intensità. Però il problema è vedere se funziona bene questo affare, perché effettivamente in giro ho letto che c'è qualche cosa di strano nei filtri neutral density variabili, e qualcuno potrebbe anche farsi la domanda: ma perché se funzionano tanto bene questi variabili continuano a produrre e vendere quelli fissi? E effettivamente vedremo che un motivo c'è. Allora, poi intanto che cosa c'è nella confezione? Niente di particolare. La confezione tra l'altro è molto eco-friendly come prodotto, ci sono diciamo un sacco di comunicazioni che su questi sono un'azienda che è pro natura, perché dice promettiamo di essere una buona compagnia che garantisce l'ecosistema e tutto quanto. Infatti tutti i cartoncini sono cartone riciclato, la bustina dove c'era il filtro neutral density è finta plastica, nel senso è tipo quei sacchetti per l'umido, per la mondezza. Il suo pannetto microfibra bellino per pulirlo, anzi, visto che gli ho già cacciato una ditata sopra, lo usiamo subito. Immancabile la ditata nei filtri in generale, e quasi sempre anche nelle lenti dell'obiettivo. Ok, funziona bene, questo lo potete usare anche per gli obiettivi. Ok, poi questa è la confezioncina del panno. Poi c'è una cosa carina tipo register your trees, che è proprio, dicono che pianteranno 5 alberi in zone diciamo disastrate tipo Madagascar, Nepal, Haiti, Indonesia e Mozambico. Ok, quindi se vi registrate mettete il vostro codice, che qui dentro non ve lo faccio vedere perché gli alberi sono miei, li ho piantati io, li sono tutti miei, non li condivido, sono con quelli che vivono nel posto in cui li pianteranno, tra parentesi, spero anche sia vero, ma adesso non dovrei dubitare di questo. Ok, e qui c'è la sua confezioncina, che tanto è metallo, molto leggero, credo che sia, forse potrebbe essere, non lo so, adesso non mi avventuro nell'indovinare che tipo di metallo, con che tipo di metallo la confezione, però se qualcuno la conosce sembra la crema Nivea, quella per le mani, ok? Quindi si avvita proprio così, si svita, ed è comoda, abbastanza solida, diciamo se ci mettete sopra un peso il filtro dentro non viene assolutamente schiacciato. Eccolo qua. Allora vi dico subito una cosa che non mi è piaciuta. Almeno questo, naturalmente sto parlando del mio caso, quindi sto provando il tutto con la Canon R8 e il suo 24-105, che è il mio obiettivo principale per le riprese video, perché è abbastanza versatile, ha delle escursioni focali comode. Allora, se lo montate, non potete più montare il paraluce, perché è un po' più grandino. Magari lo faccio vedere più da vicino, è un po' più grandino del, diciamo, del cilindro, del barilotto dell'obiettivo, e se provate a montargli il paraluce messo così, proviamo, vedete che non si incastra, cioè il buco del paraluce è troppo piccolo per far passare questo. Allora, in linea di principio potreste provare, ma non ve lo consiglio assolutamente, vi faccio vedere perché, a montarlo dopo aver montato il paraluce. Ma non voglio usare delle espressioni volgari, diciamo che non si riesce, ok? Perché dovreste lasciarlo quasi cadere sulla lente con forti rischi di graffiarla, e oltretutto, una volta inserita questa, una volta anche ammesso che riuscite a avvitarla, il paraluce non si può togliere, per svitarla non ce la fate. Quindi non è fondamentalmente paraluce e questo filtro qua non sono assolutamente compatibili. Peccato, perché il paraluce è fondamentale in fotografia, ancora di più in cinematografia, perché vi girate un attimo, prima magari avevate una luce che arrivava di taglio qui ed era protetto dalla lente del paraluce, vi girate un attimo, inizia a scattarvi il lens flare, che in cinematografia può anche essere carino, ma insomma dipende se lo volete. Ecco, quindi diciamo l'attenzione è che col paraluce questo coso non funziona, quindi dovete necessariamente dotarvi di quei sistemi matte box, che sono quelle alette che si montano sulle strutture dove fate di solito i rig cosiddetti, delle fotocamere configurate da ripresa, e a quel punto non me ne frega niente. Io sono un po' limitato in questa scelta qua, perché non posso, per il, come vi ho detto prima, i miei lavori sono abbastanza mordi fuggi, e quindi è un po' difficile mettere su un rig di quel tipo lì al volo, quando magari è appena finito di scattare foto e ci vuole un attimo che c'è la stessa cosa da riprendere, niente, è scomodo, ok? Quindi questa cosa purtroppo non mi piace tanto. Ok,
Allora, vi spiego come ho impostato il set per fare le prove. Ho la fotocamera adesso per ora con l'obiettivo, ovviamente non so se si riuscirà a vedere, però ve lo dico io a voce per sicurezza, impostata la focale maggiore 105 mm, ok? La lettura dell'esposimetro, che adesso vi faccio apparire, che punta sullo zero, l'ho fatta con lo spot, quindi una lettura molto stretta al centro per evitare problemi di vignettature, di decadimento di luce ai bordi, appunto di questa zona qua della scena, questa un po' più verso questa parte qua, ve la faccio vedere con il dito qui, la zona un pochino più a sinistra è leggermente più scura, insomma effettueremo una lettura proprio al centro dell'inquadratura, perché così diciamo ci sporca meno un'eventuale variazione di luce sui bordi del fotogramma, e andremo a vedere come, diciamo, se le specifiche sono rispettate. Ricordatevi che dovrebbe andare da uno stop di oscuramento a 8 stop e qualcosa. Allora proviamo. Intanto questo qui è senza filtro già montato, l'esposizione è un quarto f8, un quarto di secondo f8 e 100 ISO. Vediamo se effettivamente messo al minimo la luce viene abbattuta di uno stop come c'era scritto nelle specifiche. Vi ricordo che ND2 vuol dire uno stop, 2 alla prima fa 2, bisogna ripassare un po' di matematica, un po' di potenze in fotografia è pieno di matematica. Ok, nella prima tacchetta sì, effettivamente è uno stop, è uno stop un terzo da esposimetro di questa Canon qua, quindi all'incirca se c'è un po' di tolleranza su un terzo di stop ci può stare. Ok, vediamo se la cosa è rispettata anche alla massima, diciamo così, al massimo oscuramento. Allora, per valutarlo rimetto l'esposizione a 0. Ok? Così anziché contare 8 stop e mezzo dovremmo contarne 7 e mezzo, però almeno sappiamo qual era l'esposizione di partenza. Quindi adesso lo metto nella tacchetta più estrema, quindi di massimo oscuramento, vedete che effettivamente la scena si è scurita, e vediamo di riportare col conteggio di stop allo zero dell'esposimetro. Ok? Quindi contiamo 1 stop, 2, sto aumentando i tempi, 3, 4, 5 e un terzo, e dovevano essere 7 qualcosa, insomma non ci siamo, direi, quindi stiamo barando un pochino. Allora, è vero che sono nell'ultima tacchetta e non sulla scritta max, che ci sono due scritte max e min che sono ai bordi di questa serie di tacchette che indicano qual è il punto più scuro, il punto più chiaro, quindi non l'ho messo lì. Provo a girare un pochino ancora il filtro per vedere se riusciamo ad ottenere. Allora erano 5 stop, allora qui adesso devo andare a aprire i diaframmi, 1 2, cioè, più o meno ci siamo, dai, però devo andare un po' oltre. Allora adesso poi noteremo subito un problema, che quando andiamo un po' troppo oltre con questi filtri ND variabili, ed è il sospetto che avevo fino addirittura a scurare tutto, e vediamo che si crea un effetto. Adesso vado ad alzare un po' gli ISO giusto per capire la faccenda. Oh, scusate, sono andato sulla compensazione. Ok, passiamoli così. E dunque, adesso qui la preview del video non fa vedere, non simula quanto chiaro verrebbe, perché ha dei limiti nella preview dell'esposizione. E quindi vediamo che si è scurito molto rispetto al punto di prima, però inizia a esserci un effetto di vignettatura notevole, che vedete appare nell'angolo in alto più pronunciato, nell'angolo in alto a sinistra, e scusate quando passo davanti al display ovviamente si oscura perché si attiva il viewfinder, e vedete nell'angolo in basso a destra e nell'angolo in alto a sinistra è più scuro che non negli angoli lì, quindi è una vignettatura dovuta non all'obiettivo ma dovuta al filtro. E infatti adesso facciamo un'altra prova, vi faccio vedere del perché. Naturalmente l'ho già fatta prima, quindi è un po' tutto previsto. Allora riportiamo il tutto all'esposizione normale 100 ISO, eravamo f8 e con i tempi, tanto che sei anche andato un po' a sballare il bilanciamento del bianco, ok, con i tempi eravamo qui min eccetera, ok. Quindi siamo sotto uno stop e qualcosa, uno stop un terzo. Allora, vi metto adesso la focale a 24 mm. Ok? Vedete, inizia a apparire un po' di vignettatura, questa è dovuta all'obiettivo.
e quindi immaginate di chiudere il diaframma, vedete che con la preesposizione, diciamo la previsualizzazione della chiusura del diaframma un pochino sparisce. Quindi vedete a 24 mm che appare un pochino di vignettatura. Niente di grave perché questa è roba dell'obiettivo, però inizia a essere grave da questo punto di vista qui. Allora, adesso non contiamo gli stop perché abbiamo già visto che sì, proprio all'estremo, esagerando un po', ci sono quegli 8 stop e qualcosa dichiarati, siamo un pelino più scuri nella parte un pochino più, un po' meno intensa dell'ND, abbiamo detto uno stop e un terzo. Ok, vedete che quando siamo a 24 mm, io inizio a ruotare l'ND, la vignettatura è veramente esagerata e adesso vado a compensare un po' l'esposizione, non sono arrivato ancora alla fine. Iniziate a vedere gli effetti un po' balordi che sono questi qua, vedete, qui si accentua ancora di più la faccenda. Vedete, c'è una vignettatura, qui siamo quasi al max, ma vedete che inizia a essere inutilizzabile a questo punto. Vedete, si incrociano i due filtri ND, anzi scusate, i due filtri polarizzatori, e vedete che ci sono delle macchie strane in alto a sinistra e in basso a destra, che è questo dovuto alla sovrapposizione della polarizzazione. Vedete che se vado oltre si scambia addirittura, ok? Quindi è proprio l'effetto che si nota spesso anche in fotografia quando i grandangoli sono dotati di polarizzatore, si vede il cielo di solito polarizzato a macchie e quindi non è mai piacevole. Insomma, non è possibile utilizzarlo, e questo ovviamente c'era anche scritto, non è possibile utilizzarlo in maniera efficace, ma che non siate abbastanza tolleranti. Allora siamo qui, diciamo, sempre regolandoci con l'esposizione sullo zero dell'esposimetro della macchina, non è possibile, dicevo, adoperarlo per, diciamo, con grandangoli, poi il 24 mm non è neanche estremo. Attenzione qui, per esempio adesso ho chiuso il diaframma F8, un po' di vignettatura c'è, diciamo, potrebbe anche essere abbastanza tollerabile. A tutta apertura la vignettatura dovuta sia all'obiettivo sia al polarizzatore, scusate, polarizzatore, al neutral density inizia a essere consistente. Proviamo a scurirci ancora di più la faccenda, sono a poco più della metà, quindi sarò a 4 stop circa, e qui vedete che inizia a essere problematica la cosa, perché la vignettatura non è regolare, nel senso, fosse tanto fosse tutto attorno per qualche soggetto, magari qualche primo piano, potrebbe funzionare anche bene, delle volte la si ricerca, ma qui non è simmetrica, vedete, c'è solo in questo angolo qua e in questo angolo qua, per cui inizia a essere poco utilizzabile quando c'è da scurire molto e se usate un grandangolo, ripeto, poi a 24 mm per questo tipo di macchine non è un grandangolo neanche tanto estremo. Adesso io per fare gli interni di solito uso il 17, e quindi 24 mi sembra un inizio di grandangolo, magari per qualcuno sarà anche abbastanza estremo. Comunque anche proviamo a 50 mm, quindi la nostra classica focale normale, è difficile arrivare in maniera efficace al punto di massimo oscuramento, non ci sono ancora arrivato, vedo già una vignettatura non simmetrica, poco gradevole da qua e qua, sempre nell'angolo in alto a sinistra e in basso a destra. Quindi, diciamo, poco sfruttabile fino a che non siete in focali tendenti al teleobiettivo. Qui siamo a 70 mm, quindi diciamo un pochino più tranquilli come vignettatura, si nota qualcosina, ma potrebbe non notarsi molto. Insomma, via, magari in una scena questa cosa non si nota. Quindi, questo è quanto, più o meno le specifiche sono rispettate. Non arriviamo proprio, lo ripeto, non arriviamo proprio a quegli 8 stop e qualcosa dichiarati, cioè ci arriviamo, ma in una zona in cui anche col teleobiettivo, aumentiamo un pochino l'esposizione per arrivarci, anche col teleobiettivo, diciamo, siamo un pochino in difficoltà, ecco. Però diciamo, si utilizza, poi purtroppo non possiamo fare tutte le riprese a 105 mm, vedete qui c'è un po' di vignettatura, molta in realtà è dell'apertura, dovuta all'apertura del diaframma, a cui vengono effettuate queste preview. Ricordatevi che normalmente il diaframma è tutto aperto quando state registrando, diciamo, quando vedete il live view del display, poi si chiude quando fate partire la registrazione o quando scattate la foto. Quindi normalmente, ripeto, la visione ve la dà a tutta apertura, e quindi se c'è la vignettatura ve la cuccate. Bene, traiamo le conclusioni. Allora, abbiamo il filtro ND variabile e i tre filtri che ho ND non variabili fissi. Questo qua mi consentirà di lasciare a casa questi qui? Assolutamente no.
avete visto che già quando siamo dai 50 mm in giù il potere oscurante, se lo voglio aumentare un po' oltre la metà, mi fa venire fuori quella brutta vignettatura che rende sostanzialmente quasi inutilizzabile il girato. No, diciamo che non, questo non sostituisce assolutamente in maniera totale i tre filtri fissi che ho preso già tempo fa. E diciamo, quando, vi ricordate, prima ho fatto la domanda, ma diciamo, come mai continuano a produrre i filtri diciamo ND fissi quando ci sono questi variabili? Praticamente la risposta ve la siete già data, ok? Se devo utilizzare un grandangolo con un grosso potere oscurante del filtro ND, quello variabile non funziona più. Quindi potrei provare a... non l'ho ancora usato sul campo, naturalmente prima di portarlo, diciamo, in un servizio, come dire, un pochino di prove a casa bisogna farle, ne ho fatte un pochino prima per voi, adesso ve le sintetizzate in questa recensione. Diciamo che potrei provare in situazione abbastanza controllata, quando so di avere abbastanza tempo, potrei provare a portarlo per vedere quanto, diciamo, è limitante il fatto di non poter mettere diciamo, il potere oscurante alla massima intensità con il grandangolo. Può anche darsi che le situazioni che mi capitano non abbiano bisogno più di tanto di ND intense, quindi potrebbe essere solo, diciamo, utile solo quello. La cosa che mi scoccia un po', però, questa effettiva, è quella di non poter usare il paraluce. Questo un po' mi rompe, quindi ancora devo decidere se entrerà a far parte definitivamente dell'attrezzatura. Ok? Allora, se qualcuno comunque è interessato all'acquisto, anche se, diciamo, se vogliamo dare un voto, giusto per farvi capire così, cioè non è robaccia, ovviamente, non è sostitutivo definitivo dei filtri fissi, 6,5, diciamo un po' risicato, tipo sì, diciamo il suo lo fa, è un po' limitante come abbiamo visto in alcune scelte, però diciamo funziona, ecco, non è che sia completamente inutile. Poi, diciamo, per non costa tanto, questo è da dire, e quindi l'ho preso anche per fare una piccola prova così, non ho rischiato tantissimo. E poi abbiamo piantato 5 alberi in Madagascar, forse, dopo magari ve lo dirò nei commenti.